Via. Benvenuti a tutti alla nostra seconda lezione di yoga. Partiamo dalla posizione di Sukhasana, sistemiamo i dorsi dei piedi sul tappetino e accompagniamo delicatamente le ginocchia verso il basso. Allineiamo le anche con le spalle e con le orecchie. Manteniamo le costole inferiori connesse con le costole posteriori. La testa allineata con la colonna. Guardiamo di fronte a noi e poi andiamo ad abbassare delicatamente le palme. Subito portiamo l'attenzione nel punto in mezzo alle sopracciglia. Sentiamo il peso equilibrato sulla natica destra, sulla natica sinistra, le spalle rilassate, le scapole che cercano il bacino. Portiamo poi l'attenzione al respiro, all'aria che entra dalle nostre narici fresca e penetra all'interno del nostro corpo, all'aria che esce. Manteniamo il respiro spontaneo, regolare e piano piano lasciamo andare tutti i pensieri, le immagini, le emozioni. Portiamo la mente nel qui e ora. Adesso uniamo le mani in Anjali Mudra davanti al cuore. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo la pratica recitando per 3 volte il mantra. Inspiriamo. Rimaniamo qualche attimo nella vibrazione del mantra. Poi incliniamo la fronte verso il cuore, riportiamo i dorsi delle mani sulle ginocchia, solleviamo la testa e riapriamo gli occhi. Distendiamo le braccia, i lati delle anche. Manteniamo la colonna ben diritta, lo sguardo di fronte a noi. Iniziamo a inspirare, a sollevare le braccia, controllando che le spalle non si sollevano anch'esse verso le orecchie. E espirando, riportiamo giù le braccia. Inspiro, sollevo le braccia. Espiro giù. Inspiro, porto le braccia in alto e rimango con le braccia in linea con le orecchie, nella posizione di Urbastasana. I palmi delle mani si guardano. La parte interna delle braccia ruota indietro, mentre la parte esterna delle braccia ruota in avanti. Le scapole continuano a scendere verso il bacino. Sguardo in avanti. Inspiro ed espiro, mantengo la posizione, spingo gli ischi e cerco l'allungamento fino alla punta delle dita. Allargo le braccia, ruoto i palmi delle mani verso il basso, la mano sinistra scende verso terra, il braccio destro si allinea con l'orecchio e vado in allungamento verso sinistra. Faccio attenzione a non portare la spalla sinistra verso l'orecchio, ma la porto lontana dall'orecchio. Il braccio destro in linea invece con la tempia destra. Inspiro ed espiro, consapevolezza al fianco destro, all'allungamento di tutto il fianco destro. Spingo gli ischi, mantengo gli addominali attivi, mi riporto al centro. E vado dall'altra parte, questa volta la mano destra che scende, il braccio sinistro che si allinea con l'orecchio, vado in allungamento verso destra. Premo a terra la mano destra e faccio in modo che la natica sinistra non si sollevi. La stessa azione della mano destra mi permette di ruotare il fianco sinistro verso l'alto. E rimango.
abbasso. Distendo le gambe di fronte a me. Nella posizione di Dandasana, i piedi sono in linea con gli ischi. Le punte dei piedi sono in linea con le caviglie. I talloni sono attivi e spingono in avanti. Allargo le dita dei piedi e vado a distendere il collo del piede. A questo punto allungo anche le dita dei piedi. Poi riporto i piedi a martello. Di nuovo allargo le dita, allungo il collo del piede, distendo le dita. E lo ripeto ancora una volta. Piedi a martello, allargo le dita, allungo il collo del piede, distendo le punte. Rimango in allungamento del dorso del piede e poi riporto i piedi a martello. Passo le mani all'interno delle cosce, allargo le gambe e cambio l'incrocio delle gambe. Questa volta porto la sinistra davanti alla destra. Ritrovo la posizione di Sukhasana, i miei allineamenti, anche spalle e orecchie, l'allungamento della colonna dal coccige fino alla fontanella, l'apertura delle clavicole. Mantenendo gli addominali attivi, intreccio le dita delle mani, ruoto i palmi delle mani in avanti e vado nella posizione di Baddha Guhyasana. Mantengo la posizione, sento gli allungamenti che partono dagli ischi fino alle ascelle, dalle ascelle fino ai gomiti, dai gomiti ai polsi. Spingo i pollici in alto e mignoli verso il basso. Continuo a mantenere gli addominali attivi a sostegno di tutto il busto. Lo sguardo in avanti e mantengo ancora l'attenzione al respiro. Ogni ispirazione immagino di allungarmi ancora di più. Ogni espirazione percepisco il radicamento a terra. Inspiro e espirando abbasso le braccia. Cambio l'incrocio delle dita. E di nuovo ruoto i palmi delle mani in avanti, inspiro giù le spalle e espiro vado in Baddha Guhyasana. E rimango. Cercate di sentire la differenza la seconda volta che ripetete la posizione, cambiando il croce delle dita. Inspiro, espirando, allargo le braccia. Stiro bene le braccia dalle spalle fino al dito medio. Poi ruoto i palmi delle mani verso l'alto. Inspirando allungo la colonna e espirando ruoto partendo dall'addome il busto verso destra, appoggio la mano sinistra all'esterno del ginocchio destro e vado a portare il dorso della mano destra sul fianco sinistro. Allargo bene le clavicole e allineo la testa con lo sterno. Inspiro allungo la colonna e espiro intensifico. Chi riesce può andare a afferrare con la mano destra l'attaccatura della coscia sinistra. Quando sono rimasta a 3 respiri, allargo le braccia, torno al centro. Di nuovo inspiro allungo, creo spazio e espirando ruoto questa volta verso sinistra, quindi mano destra sul ginocchio sinistro, dorso della mano sinistra sul fianco destro. E anche qui allineo la testa con lo sterno, allargo bene le clavicole. La mano sul ginocchio è attiva e mi aiuta a incrementare la torsione. Poi se riesco anche qui vado a afferrare l'attaccatura della coscia destra e incremento la torsione. Inspiro ed espiro. Ok. Torno al centro, ruoto i palmi delle mani verso il basso e riporto giù le braccia. Distendo una gamba, distendo l'altra, mi siedo a terra, sposto i mattoni. Passando dal fianco destro mi sdraio sul tappetino. Distendo le gambe. Allargo bene le clavicole. Appoggio le scapole, sempre spalle lontane dalle orecchie.
bacino in neutro, corona in neutro. Do modo al tempo di al corpo di abituarsi alla posizione. Lo faccio anche usando il respiro. Poi inspiro, espirando, stacco da terra il piede destro, fletto il ginocchio e vado a intrecciare le mani dietro la coscia destra. Porto il piede sinistro a martello, la gamba sinistra è attiva, spinge contro il tappetino. Inspirando, allontano il ginocchio destro dal petto, espirando, fletto i gomiti e porto il ginocchio verso il petto. Inspiro, allontano, espiro, avvicino. Inspiro lontano, espiro avvicino, rimango col ginocchio verso il petto e vado a sciogliere la caviglia. Faccio 5 rotazioni in un senso e 5 nell'altro. Mi fermo, allontano il ginocchio dal petto e mantenendo il piede a martello distendo la gamba verso il soffitto. La gamba spinge contro le mani e le mani trattengono la gamba. Mi raccomando, sempre attenzione all'apertura delle clavicole e all'appoggio delle scapole a terra. Mi concentro sull'allungamento della parte posteriore della gamba destra, ma anche sul radicamento della parte posteriore della gamba sinistra. Il tallone destro spinge in alto, la punta del piede è rivolta verso di me. Riporto il piede in appoggio, distendo la gamba destra e piego la gamba sinistra. Stacco il piede, piede destro a martello, intreccio le dita dietro la coscia sinistra e ripeto Bhavanamuktasana con la gamba sinistra. Inspiro, ginocchio lontano da me, espiro, ginocchio verso il petto. Inspiro lontano, espiro vicino. Inspira lontano, espira vicino, rimango. Inspiro ed espiro, mi concentro sulla respirazione di pancia in Bhavanamuktasana. Inspiro, gonfio l'addome, espiro, faccio rientrare l'ombelico, lo faccio scendere verso la colonna vertebrale. Poi anche qui vado a sciogliere la e inverto il senso. Poi mi fermo, allontano il ginocchio dal petto, sistemo bene le scapole e le clavicole, porto il piede sinistro a martello, distendo la gamba sinistra. E ripeto, Sutta Padangusthasana 1 con la gamba sinistra. Sempre attenzione alla parte posteriore di entrambe le gambe. Ogni espirazione intensifico di più la posizione, stiro sempre di più la gamba, vado a riempire lo spazio dietro il ginocchio. Poi piego e riporto il piede d'appoggio. Mi sistemo di nuovo sul tappetino, richiamo un piede, richiamo l'altro, stacco una gamba, stacco l'altra. Unisco le ginocchia, unisco i malleoli, porto le mani sulle ginocchia, allargo le clavicole, inspiro ginocchia lontane da me, espiro ginocchia al petto. Inspiro lontano, espiro vicino. Inspiro lontano, espiro vicino, rimango. Anche qui, respirazione di pancia, inspiro, gonfio l'addome, la pancia preme contro le cosce. Espiro, l'ombelico scende e creo spazio tra l'addome e le cosce. Inspiro, espiro. Allontano le ginocchia. Appoggio le mani a terra, distendo le gambe in alto. Le separo un pochino. Mantengo.
tengo il collo del piede ben allungato, poi allargo le dita come ho fatto nella posizione di Dandasana e porto i piedi a martello. Di nuovo allungo il collo del piede, distendo le dita, allargo le dita e porto i piedi a martello. Allungo, allargo e di nuovo piedi a martello. Ok, riporto giù prima una gamba, poi l'altra, scivolo sul fianco destro e vengo seduta nella posizione di Dandasana. I piedi sono aperti all'ampiezza del bacino, la parte posteriore delle gambe si allunga e si radica a terra, i talloni spingono in avanti, le punte sono rivolte verso di me, per un attimo appoggio le mani a terra, ritrovo l'allineamento delle anche, con le spalle, con le orecchie, sistemo la testa in linea con la colonna vertebrale, poi sposto le mani sulle ginocchia, incremento l'apertura del petto, mantengo forti gli addominali a sostegno di tutto il busto. E ora inspiro, porto le braccia in Urvastasana, ai lati delle orecchie, e espirando mi allungo in avanti il più possibile. E di nuovo inspiro, torno su. Espiro, mi allungo. Inspiro, torno su. Espiro, mi allungo. E torno su. Ancora una volta, mi allungo e vado a afferrare là dove sono arrivate, i piedi, le caviglie. Tiro, cercando di incrementare l'allungamento, ruoto le spalle indietro, porto lo sterno in avanti, guardo di fronte a me. Respiro, mantengo la posizione, cerco di sentire l'allungamento nella zona lombare, a livello della parte posteriore delle gambe, cerco di sentire l'apertura del petto. Poi lentamente abbasso lo sguardo, inspiro, richiamo l'ombelico verso la colonna vertebrale e espirando srotolo e torno su. E ora ci spostiamo nella posizione di Vajrasana. Andiamo in ginocchio sulla parte inferiore del tappetino. Prima di sedermi sui talloni distendo bene le tibie, unisco gli alluci, mantengo le ginocchia separate. Ritrovo l'allineamento anche, spalle, orecchie, lo sguardo rivolto di fronte a me. Poi sposto le mani in avanti e ruoto le punte dei piedi in direzione delle ginocchia e di nuovo mi vado a sedere. E manco qualche attimo. Di nuovo mani in avanti, distendo i dorsi dei piedi e mi siedo. Riporto le mani in avanti, ruoto le punte dei piedi e mi siedo. Lo faccio ancora una volta. Mani in avanti, distendo i dorsi dei piedi, mi siedo. Mani in avanti, ruoto le punte dei piedi, mi siedo. Torniamo nella posizione di Vajrasana, quindi distendo i dorsi dei piedi, mi siedo sui talloni. Il movimento parte dalle anche, mi vado ad allungare in avanti. Porto le mani in linea con le spalle. Stiro bene le braccia. Distendo i gomiti, i pollici si guardano. Dalle mani parte l'azione, la spinta delle mani permette alle braccia di allungarsi, alle spalle di andare indietro. L'azione parte dalle mani e arriva fino alle radici delle cosce, che scendono verso il basso. Abbasso poi lo sguardo in direzione del tappetino e spingo la fontanella in avanti. Vado ad allineare le orecchie con la parte interna delle braccia. Anche qui immagino che la parte inferiore delle scapole vada verso il bacino. Rimango e respiro. Percepisco il movimento dell'addome, del torace, il contatto delle cosce. Inspirando, sollevo lo sguardo in mezzo alle mani, mantengo le mani lì dove sono e espirando vengo in posizione quadrupedica. Allargo i piedi, sistemo le ginocchia in linea con le anche
i polsi sono in linea con le spalle, la testa è in linea con la colonna, l'ombelico rientra. Parto da una posizione di schiena piatta, da qui inspirando sollevo la testa, accompagno l'ombelico verso il basso, ruoto le punte dei piedi in avanti. Espirando distendo i dorsi dei piedi, abbasso la testa e vado a creare un arco con la colonna, facendo una retroversione del bacino. E di nuovo inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Attenzione. Inspiro, ruoto le punte dei piedi, attivo bene gli addominali, spalle indietro, espirando sollevo le ginocchia. Inspirando le porto verso il basso, sfioro il tappetino, mantengo la stabilità delle braccia, delle spalle e poi di nuovo sulle ginocchia, addominali attivi. Inspiro, scendo, espiro, salgo, scendo e salgo, scendo e salgo. Lo faccio l'ultima volta, scendo, salgo, inspiro, espirando porto il torace verso le cosce, mi allungo indietro, tutto parte dalle mani, mani stabili, spingo la parte inferiore delle mani ma anche la parte superiore delle mani, spalle indietro, sterne in avanti e da questa posizione mi preparo per Adho Mukha Svanasana. Inspiro ed espirando porto sul sacro, stiro bene le gambe, talloni alti. Rilasso la testa in mezzo alle braccia e vado a portare alternativamente giù un tallone e poi l'altro. Lo faccio ancora 4 volte. 3, 2 e 1. Ora porto i talloni più in alto possibile, spingo le ginocchia indietro. Le mani sono sempre attive a questo punto, espirando giù i talloni. Dove arrivano? Rimango in Adho Mukha Svanasana. Le ginocchia spingono indietro. I talloni si allungano verso il pavimento. Il sacro mira verso il soffitto. Ora lentamente cammino con i piedi verso le mani. Nella posizione di Uttanasana. Le anche sono in linea con le caviglie, le gambe sono attive, si allungano nella loro parte posteriore, gli ischi vanno verso l'alto, la parte superiore del corpo si rilassa verso terra. Lascio andare tutte le tensioni a livello del collo, delle spalle, delle braccia. Ora con controllo, mani sui fianchi. Chi ha problemi alla schiena, fletta le gambe, srotoli la colonna, altrimenti allungo i lati del busto in avanti e mi porto nella posizione di Tadasana. Rimango qualche respiro, guardo di fronte a me. Ok, ci spostiamo al centro del tappetino. Se avete a disposizione potete usare due blocchetti, altrimenti potete farne anche a meno. Sono nella posizione di Tadasana, al centro del tappetino. Fletto i gomiti, palmi delle mani che guardano verso il basso, divarico contemporaneamente braccia e gambe. Mantengo l'apertura del torace, l'allungamento delle braccia. Punta dei piedi che inizialmente guardano in avanti. Da questa posizione ruoto 15 gradi verso l'interno, piede destro, 90 gradi verso l'esterno, piede sinistro. Inspiro, espirando, lati del busto che si allungano verso sinistra, sposto la mano destra sul fianco, abbasso la mano sinistra in direzione della gamba sinistra. Se ho il mattoncino, il blocchetto, porto la mano sul blocchetto. Da qui ruoto i lati del torace e cerco di aprire il più possibile il lato destro del torace verso l'alto. La testa rimane in linea con la colonna, lo sguardo rivolto in avanti.
Se sento che la spalla è libera, distendo il braccio destro verso l'alto. Poi ruoto lo sguardo e guardo in direzione del pollice destro. Posizione di Trikonasana. Respiro e poi di nuovo guardo in avanti, spingo i piedi, attivo bene gli addominali, mi risollevo, abbasso le braccia e vado a ripetere tutto dall'altra parte. Quindi parto dalla posizione di Uttanasana Svapadasana, 15 gradi verso l'interno piede sinistro, 90 gradi verso l'esterno piede destro, allungo i lati del busto verso destra. Porto la mano sinistra sul fianco, ruoto la spalla sinistra indietro e vado a posizionare la mano destra sulla tibia, sulla coscia dove arrivo o sul blocchetto. E ruoto il lato sinistro del torace verso l'alto. Mantengo la testa in linea con la colonna, la zona organica che rientra, l'allungamento del tratto sacro-lombare. Poi anche qui, se la spalla è libera, porto sul braccio. In direzione del pollice sinistro. Respiro. Di nuovo sguardo in avanti, spingo i piedi, ritorno in Uttanasana Svapadasana. Ok, ci riportiamo sulla parte anteriore del tappetino. Tadasana, mani sui fianchi, spingo i talloni, porto il sacro verso il basso, distendo il tratto sacro-lombare, allargo bene le clavicole, guardo di fronte a me, espirando allungo i lati del busto in avanti e vado giù in Uttanasana, giù la testa, giù le spalle, gambe attive, respiro. A ogni ispirazione la sensazione di voler scendere ancora di più con la sommità della testa. Adesso fletto le ginocchia, porto le braccia indietro. Inspiro, espirando, vado nella posizione di Utkatasana. Rimango, tre respiri. Sacro verso il basso, spingo i talloni, guardo di fronte a me, spalle lontane dalle orecchie. Nuovo, inspiro, espirando, torno giù, Uttanasana, mani dietro le caviglie, inspiro, allungo i lati del busto in Ardha Uttanasana e espirando di nuovo giù, Uttanasana. Appoggio le mani a terra, passo indietro con la gamba destra, passo indietro con la gamba sinistra, Adho Mukha Svanasana, inspiro ed espiro. Delicatamente appoggio le ginocchia sul tappetino, unisco gli avi e uscire e mi porto in Adho Mukha Virasana. Posso appoggiare la fronte al tappetino in modo da rilassare anche il tratto cervicale. Poi accompagno le braccia indietro e ruoto i palmi delle mani. Rilasso le spalle, lascio andare tutte le tensioni. Per uscire dalla posizione allungo un braccio in avanti, allungo l'altro, inspiro e espirando svuoto la colonna. E mi preparo per Shavasana. Per andare nella posizione di Shavasana, ruotate sul fianco, vi sdraiate da terra, gambe leggermente divaricate, punte dei piedi che ruotano verso l'esterno,
braccia discoste dal corpo, scapole varie in appoggio, palmi delle mani verso l'alto. Abbassate le palpebre e rimanete per il tempo che a voi sembra necessario nella posizione di Shavasana, lasciando andare via tutte le tensioni dal vostro corpo fisico, cercando di calmare la mente con l'osservazione del respiro. Una volta che avrete terminato, per uscire dalla posizione, di nuovo attivate prima le estremità. Poi scivolate sul fianco destro e vi riportate seduti sul vostro supporto a gambe incrociate. Passate le palpebre e portate le mani al cuore. Ritrovate la connessione fra il vostro corpo fisico, il vostro respiro e la vostra mente. Namaste, grazie a tutti.